Pareri contrastanti dei critici, ma tutti concordano nell'elogiare la straordinaria prova delle tre meravigliose interpreti. Come in Easy Rider e Thelma e Louise, abbiamo il viaggio come scoperta di se stessi, stimolo di crescita, simbolo di liberazione e di emancipazione, ma senza drammi, senza disperazione, senza violenze. Come loro, però, un inno all'amicizia e soprattutto alla indipendenza e all'autonomia, senza costrizioni, né condizionamenti, né compromessi. Centrato sul rapporto scontro tra vita e morte, spirito di avventura e osservanza delle regole, alternando armoniosamente umore e pianto, ironia e introspezione emotiva, incontri presenti e ricordi, quel che resta di mio marito è una vera e propria lezione, leggera e gradevole, su come liberarci dai lacci del proprio passato e affrontare senza paure e tentennamenti il domani. Un lavoro delicato e onesto, un lavoro dal tono lievemente malinconico, gentile, raffinato, coinvolgente, che rifugge da patetismi o facili sentimentalismi, puntando sulla semplicità e sul ritratto veritiero di personaggi reali e non stereotipati, veri e propri archetipi dell'attuale mondo, e che ha l'indubbio merito di offrire allo spettatore più di uno spunto di riflessione. Un lavoro che il pubblico femminile non può non vedere, ritrovandovi gran parte delle proprie problematiche, e la cui visione è consigliabile anche al pubblico maschile per meglio comprendere e apprezzare il pianeta donna. Con tanta spazzatura che invade il grande schermo, è assurdo che un'opera del genere abbia aspettato 2 anni per essere visibile nelle nostre platee. Onore al merito alla Teodora Film, che l'ha comprata e distribuita. Un film che col suo procedere soft è nettamente in controtendenza rispetto a ciò che Hollywood tanto spesso ammannisce. Un film che offre 2 ore non banali di serenità. Punto di forza dell'intera operazione è naturalmente la grande prova delle tre signore. L'impressione è che non recitino, ma che vivano i rispettivi personaggi, personaggi che ci diventano subito familiari e che non si vorrebbe abbandonare mai. Una performance la loro che sarà difficilmente dimenticabile. Thank you.
I'm going to have to do that.